a tutti e bentornati a Dov'era Gondor, il canale YouTube dedicato al mondo degli LCG. Allora, questa sera andiamo a continuare la nostra campagna Nightmare del ciclo di Nanosterro insieme a Walter e Rodolfo, che ringrazio. Ci appropinquiamo dopo la faticosissima strada verso Granburrone a rientrare a Moria per l'epilogo della campagna che stiamo vivendo insieme e oggi andremo a giocare l'osservatore nell'acqua. Buona visione. Qualcosa del Ok, genere. È esplorato, aggiunto ricordo vittoria in realtà, però insomma ci siamo qui. Vabbè, comunque andiamo, facciamo il setup quando volete, scusate. sì, vai, vai. Per me si può fare un OB, vediamo com'è. 13, rivela la carta dell'ammazzo incontri, aggiunge l'area di allestimento finché non c'è almeno X nell'area di allestimento. X è 6. Sì, e la Giusto? rogna qua se becchi un sacco di perfidie te le prendi tutte sui denti. Perché non aggiungono minaccia Ah, e è quindi incominciano vero. a rivelare. È vero, è vero. Non è scarta carte finché non trovi, è un po' vecchia No, come concezione. e Esatto, rivela. sì, giusto. Quindi mi raccomando, bruciamo le dita, rivelo io. Vai, miscato, abbiamo mischiato. Eccola là. Vabbè, Va bene. questa va benissimo in questo momento. Ok, non abbiamo ancora risorse, via. Esatto, Seconda. ok. Ecco, questa è la rogna perché è quella che ci blocca Enamart e cose varie. Ok. Perché ogni volta che guardiamo carte nel mazzo incontri lo rimescoliamo. Ok, va E bene. quindi è un po' una rogna. Ok. Alla fine del E round. Ok, va bene. questa mi sa che la Eleonoro via. Dici? Comunque se no devo esaurire un altro eroe per, come dire, cavarmela, quindi, cioè, Ma nel senso. se tu ti tieni Eleanor senza esaurirla e alla fine della fase di combattimento la esaurisci? No, perché non può esaurire lei stessa per liberarsi, perché quell'eroe No, no, lo massimo metti su Bardo, lo su metti qualsiasi su altro. Bard. Tipo 3, che non voglio rischiare di finire nella situazione in cui mi trovo poi dopo a dover. Però la domanda è, qui si rivela poi una carta in più o comunque rimane finché non ne riveliamo 6 di minaccia con Eleanor tappata? Cioè, la domanda è: se tu usi Eleanor, Sì. continui a rivelare finché non abbiamo 6 di minaccia, Sì, allora giusto? metti che la carta che rivela Eleanor un'altra location da 3, ci fermiamo lì. Ok, perfetto, va bene. Quindi Allora era sì, per quello, come francamente. preferisci, vai. Sì, voglio evitare rogne. Poi adesso prenderò una rogna peggiore, però. No, ok, è andata bene. Ok. Ok, ci siamo fermati qua. Scarta la Buono. top card del mazzo incontri, se quella carta ha un effetto ombra o un tentacolo, fa un attacco, quindi si attacca come attachment, non può essere committato alla quest. Vabbè, ok. No, è una rogna perché poi ci sono robe tipo scarta i personaggi con gli aggregati tentacle, Ah, va quindi bene, ok. Va non bene, possiamo dai. neanche dire la diamo Veregond di chi se ne frega. Ok, va bene. Quindi, va bene, ok, il setup è finito. Va bene. E quindi faccio andare avanti io il primo turno per Sì, tutti, vai. Potremmo anche vediamo. andare in contemporanea, a meno che non ci siano cose. Ok, sì. Dio, faccio We are not idle, pesco uno. Ok, una finta, non ci dispiace. Ah, vieni, non gioco nient'altro. Ok. Io cerco un aggregato canzone. Io ho un attacco furtivo più Gandalf, anzi ho due attacchi furtivi e un Gandalf. L'attacco furtivo su quel Bright Intentacle non sarebbe niente male. No, anche se L'unico. diciamo, come dire, ha un minaccia 46, quindi insomma, no, non è un po' problematico tra un po', non subito, che dite? Sì, però 4 di minaccia nell'allestimento è un po' una Un po' una rogna. rogna, sì, può starci. Poi un'altra rogna è che tipo non possiamo viaggiare alla Idius Depths finché non abbiamo un nemico tentacle nella Discard Pile. Ok. Quindi in realtà potrebbero essere ma tipo lo ammazziamo E e così poi ci viaggiamo. viaggiamo e lo rigettiamo nell'allestimento e lo lasciamo lì che non rompe le Non è male. scatole. Comunque.
Se volete, io inizio di fase di quest, butto dentro Sì, ci Gandalf, lo sta. stecchiamo e andiamo anche con Gandalf, nel senso che a questo punto lo usiamo anche per le sue statistiche. Sì. Vabbè, se no, normalmente aveva senso tenerlo appunto perché so la combattimento, ma in questo contesto non è male. Allora, io la darei comunque a Balin, che non si sa mai. Quindi siamo d'accordo con Sneak Attack più Gandalf. Gandalf entra in gioco in fase di quest e fa 4 danni al tentacolo che viene fatto fuori. Siamo sopra di 13 così. Preferite che Irluin me lo tengo dietro, che è un ranged che non si sa mai? Però un 1 di ranged, no, dai, meglio 2 di willpower. Dici Irwin? No, mando l'impresa. Ok. Quando volete. Scusate, sto mangiando una mela nel frattempo. Vai, vai. Ok. Va bene. Allora, banche del Sirannon. Ah, va bene, ok. Le ginocchia della montagna, ok. Va bene. Madonna, tutti. The No, Styrforce. a sapere lo lasciamo passare quel. Sì, sì. No, meglio così. Ah, beh, di Mazza. bene, mettiamo su 6 progress. E si tratta solo di capire dove viaggiare. Sì, forse potremmo approfittare per le Star Falls. Sì, perché Walter c'ha due personaggi, due eroi liberi. O quello o in Knees of the Mountain, ma non mi preoccupa troppo in Knees of the Mountain, francamente. No, Penso infatti. che i nemici Tentacle di solito, a parte uno, non hanno attacco altissimo. Stairfalls, secondo me sì, oppure Hideous Depths, se vogliamo togliercelo perché non vogliamo guardare, però Non possiamo. possiamo. Ah, no, possiamo perché facciamo, rigiochiamo l'altro Sì, esatto. Tentacle. Ok. Come volete, per me sono entrambi validi. Allora, secondo me, come dire, se avessimo già Enamart in giro, direi facciamo le Hideous Depths. Sì, sono d'accordo, sì, sono d'accordo. Giusto, giusto, Se no, viaggiamo Stair Falls giusto. e approfittiamone via veloci nel secondo turno. Anche secondo me. Speriamo adesso di non beccarsi lo location lock, però. Io ho un braccatore, però mi servono 2 turni. Ok, buono. Ok. Ok, qualcuno da fare qualcosa in refresh? Ah no, aspetta, fine della fase di questi, torniamo in mano Gandalf, va bene? Ok. C'è qualcuno da fare qualcosa in refresh o faccio direttamente un nuovo turno? Nuovo turno Fai per pure. me. Allora, domanda pratica. Io avrei un Ancient Matum. Lo uso adesso così come Pescare facciamo Rodo. pescare Rodo o lo tengo per dopo così facciamo pescare Lorenzo? A me non dispiacerebbe cercare Enamart, per ora ne ho 3 copie ma non l'ho Ok. ancora vista. Va No, bene, sono va d'accordo bene. anch'io, eh. Sarebbe cruciale, quindi va bene, ok. Ti ha fatto un Ancient Matum. Io vado giù di Faramir. Io non gioco nulla. E se Io spero volete sia. posso anche andare giù del Warrior of Lossarnak. Poi do la risorsa a Balin con Theodred. Sì. Ok, allora, sì, io spero di vedere un'arma prima o poi per il mio bellissimo Foehammer, però La diamo a Balin. sto anche cercando di vedere tutte le iniziali delle carte per dopo. Tanto è una cosa flashosissima sta cosa che praticamente quali sono le carte, diciamo, più efficaci, migliori per questa quest, cambia di linguaggio in linguaggio. Certo, è vero, è vero, Sì. è È vero, preziosissimo. è Scusate, ma vero. No, no, ci sta, ci sta. È vero, è vero. Ok, io andrei quasi all in con dietro Faramir, così possiamo fare un più 5 eventuale. non so Possiamo neanche anche se. fare il doppio Faramir. Sì, vediamo. Ok, sì, vediamo, Ma man magari vediamo se mandare il Warden anche giusto per. Poi mano. Sì. ci teniamo per le cure. Ma non saprei, sinceramente. No, ok, va bene, andiamo così. Ok, vado a rivelare allora.
Ci vogliamo aumentare tutti la minaccia di 8? Cavolo, ok, bello questo. La prima parte è super easy perché non ci sono nemici. La seconda, 8, cioè allora, secondo me non è super drammatico, però però, sono tanti, soprattutto a livello 8, di sì. punteggio. Sì, Cosa faccio? concordo. La Eleanoro? Per me ci sta Eleanor, sì, tanto hai anche la risorsa per la Ho testa anche il testo 2. Will eventualmente in mano, quindi ditemi Va voi. bene. Vai, vai Eleanor. Non l'abbiamo mai vista questa, non c'è mai stata. Esatto. Ecco, No. ecco. Allora, facciamo così. Io lascerei Vabbè. passare, eh. Poi Rodo so che ti spezza le gambe, però... No, più che altro magari il Northern Trigger potrebbe essere utile. Sì, no, guarda, facciamo così. Tanto c'è un sacco di risorse e di tattiche che non so come usare. Ce l'abbiamo come carta della Vai. campagna, tanto non viene rimosso dalla riserva. E usiamo la benedizione del Vespro. Ok. Con Quindi. questo possiamo rischiare di superare la quest, sei d'accordo? Sì. Ok. Sì, comunque appunto cancelliamo l'effetto rivelazione e ogni eroe destinato all'impresa prende più uno di forza di volontà. E questa va nel quadro vittoria. Ok, quindi ancora due Ammazza, carte in sono realtà. due carte. E la Ok. seconda è va bene. Ok, sì. Ok, secondo me abbiamo fatto bene a farmi tenere risorse per il braccatore. Sì, Sì, decisamente. il mio unico dubbio è se cancellare questo War Reveal adesso o meno. Nel senso che c'è una discreta chance che sia un nemico tentacolo. Vero. Però 5 di minaccia è un po' una rogna, ma non è niente di terribile. E In anche il realtà. nemico tentacolo non è un grande problema se te lo ingaggia Rodo. Dipende da quale nemico tentacolo, perché alcuni sono stupidi e rognosi. Io, francamente, incrocerei le dita e la proverei a far passare, Anche perché il io, testo sì. Will No, ho sprecato. preferisco tenere, però. Avessi una Dwarven Tomb in mano, magari, però. Quindi avevi... Ah sì, giusto, ok. No, io anche io lascerei passare. Sarà un Siamo qua. tentacolo e va bene. Che culo! Ah Che sì. culo! Ci siamo tolti dai baroni il Doom 5. Ci siamo tolti virtualmente due Doom 5, se vogliamo vederla da Sì, un certo in un punto di certo vista. senso, sì. Mamma mia, che fortunelli che siamo, signore. 10, 4, 6. Ok, se io uso Faramir vinciamo comunque di 10, che vuol dire che lo mandiamo a 12. A meno Dici? che... No, ci sta. Tanto non Ci abbiamo sta, ci nient'altro sta. da fare, direi con No, Faramir ci do sta. più 1 a tutti i miei e vinciamo di 10 via l'Ester Sì, Falls 4 e qui. Io 6 là. pesco 3. Sì. Ok. Io questo turno viaggerei a una delle Aedus Sì, Death, probabilmente. e ci... Però qual è il top most tenta? Qual è sempre quello? è sempre quello, sì. Ok, che quindi tra l'altro possiamo anche lasciare là, peraltro. Esatto, che a Quindi questo punto spostare. con Faramir così possiamo anche lasciarlo là. No, più che altro perché appunto il suo effetto è rognoso. Sì. E quindi se abbiamo poi te modo dopo di fare un altro Sneeko Gandalf sarà al top. Ce l'ho. Io andrei a pescare una Una song, canzone. vai. Sì, vai. Una song, quale pesco? Mi serve una La costa song, quella blu? blu. Sì, esatto. L'avrò messa, sì, eccola qui. Ok. Tanto adesso posso, tanto adesso tra un po' posso cominciare col maestro di forgia a rigiocare il matomantico di turno in turno, che bello. A me non dispiacerebbe in questo caso perché io sono un po'. Sì, se puoi mi dai la risorsa di Theodred, Sì, però, perché sì. sennò rimango senza quella per il testo Will. Sì, bello. Va Vabbè, perché bene. incrementa di uno il costo, certo, ci sta. Eh sì, purtroppo sì. Vai, io no refresh, si può andare direttamente al turno dopo. Anche Anche io per non me. refresh, quindi bene. Ciao Sì. Gandalf, ciao. Palle. Ok.
Ah no, però la risorsa non me la puoi passare senza che io mandi l'impresa aerea, non è anche rogna, è vero. Ok, sì, giusto. Sto pensando se ho altro modo, ma non No, ce no. l'ho. Rodo non hai un testo wheel, vero? In realtà sì. Ah, ok. Allora forse ce la caviamo con lui. Esatto, mandando la risorsa a Frodo piuttosto che a qualcun altro. Allora io aspetto di usare quell'azione dopo l'allestimento, tanto. Sì, io ho un Strength of Arms, anche se in realtà non c'è Sì. Sì, bisogno in questo momento. Ok. direi di no. Vuoi sneak attaccare Gandalf o... Se volete lo faccio, sì, però io quel nemico lì per il momento lo lascerei lì, tanto possiamo, come dire... Sì, il mio dubbio era per se vedere di riusarlo per l'altra Idus Deps. Capisci cosa? Sì, ho capito, però potrebbe... Ah sì, perché ragionevolmente... i nemici che Non... vengono fuori non verranno scartati, quindi sarebbe sempre No. lui, esatto, sì. Ma se Poi, volete si può fare. se vuoi puoi aspettare di vedere dopo lo staging e uccidere uno che viene dopo lo Uno staging, che però magari ci ci perdi. preferisci, sì, ci perdo Esatto, ci Gandalf. perdi Gandalf, il willpower, però va bene, cioè nel senso, secondo me, amen. Proviamo a vedere con Rodo a quanto andiamo di willpower e facciamo un ragionamento. Sì. Ok. Ma devo togliere i bonus. Io ti do la risorsa con Teodoro e ti do la risorsa a Frodo. No, non possiamo perché sei il primo di turno, Lorenzo. Ah, già, giusto. Corretto. Allora rip. Quindi, niente, come si Vabbè, dice, no, matomantico. tanto Aragorn Possiamo comunque ha Song farlo. of Travel, quindi lo sneak Ah, vero, attack, sì, vero. un testo Will lo fa comunque. Allora io lo do a Bali. Va E bene. costa sopra di solo uno, giusto? Sì, però abbiamo comunque ancora Faramir che altri 5 ce li dà. Non è Sì. tantissimo comunque, sì. Sì, Vabbè, se sneak attacchiamo Gandalf ne togliamo altri 4 del nemico. Sì, ma tu dici la rogna che è chiaro, ci andiamo a non perdere. perdere i quattro di Gandalf. Anche secondo me Lore vorrebbe pescare. Io più che altro ho tre carte che è Sneak Attack, Gandalf e Strength of Arms, quindi sono proprio un Ah, po' no, beh, è chiaro, però loccato. se io ti gioco poi il mato mantico Problema non si pone. sull'uomo. Dai, facciamo così, facciamo così. Gioco in fase di quest anche Gandalf. Prima di mandare gente in impresa, Sì, così è. e facciamo fuori di nuovo il Esplodiamo. tentacolo, così siamo sopra di 9, dai, meglio. Accettabile. Sì, Vai. più che altro per appunto voler assicurarci di pulire Sì, no, l'overkill. ma ci sta, ci sta. Ok, ah, il simpatichino. Ok. Ok. Il primo giocatore sono io. Limite, ecco, io ovviamente alla fine del No, round. la dobbiamo cancellare Questa questa. dobbiamo cancellarla. Sì, è arrivato il momento di Teodred, dobbiamo cancellarla. Testo Will. O faccio io con Eleanor. Ma io direi di andare di testo Will. O preferisci andare prima con Eleanor? No, dicevo a te che magari volevi tenerti le risorse. No, non ho grandi Ok. prospettive. Va bene. E ultima carta. Ah. Ok. E qui questa Eleanor. è Ne ho Eleanor. un'altra in realtà. Ma i No, tentacoli non ci ok, no, sono. la seconda è Eleanor, dai. I tentacoli, Ok. ecco, arriverà un tentacolo. Ale. Perfidia tentacolo, impeto, va bene, mescola Quel il tentacolo nemico del dobbiamo teatro della rimescolarlo, sì. Littera File nell'encounter deck, quindi prende soltanto il writing tentacle, curiamo i danni dal watcher, va Che non c'è. bene, e Distruggia. la lasciamo passare, direi io, amen. Sì. Non riusciremo a viaggiare le Idus Deps, però Va amen. bene, amen. Quindi, Ok, ok. Surge. Ok. Vabbè, questo è il solito, quindi sa da fa, prima o poi la Lasciamo beccheremo. passare. Oh, di nuovo! Non ci Ancora no! credo! Bellissimo, mamma mia. Seconda volta che ci sfanghiamo le Disturbed Waters con lo Stagnant Creek. Sono le nostre... Cioè, sembra tipo la palude pericolosa, in realtà sono tipo i nostri migliori amici. Va Incredibile. bene, io quindi pago 2
ed esaurisco il maestro di forgia per rigiocare il matomo antico sul luogo attivo. Tra l'altro vinciamo giusti giusti, perché anche con Faramir siamo sopra di 7, quindi 5 qua e 2 Ah, là. cavolo, avanziamo, che peccato. Beh, ci sta, no? Tu dici potevamo prenderci No, un altro turno. amen, si stava bene in questo primo stage, secondo me. Ok, quindi esploriamo il luogo attivo, io pesco 3 carte. Bene. Quest'area non dovrebbe più essere un problema. E avanziamo. Ok. Il lago Esatto. furioso. Le porte di Durin sono bloccate da un'antica magia. Dobbiamo trovare il modo di entrare nelle miniere prima che il Watcher ci consumi. Ok. Quindi il Watcher va nella staging area. Ok, eccolo lì. Rimescoliamo tutte le carte tentacolo nella pila degli. Ah no, scusate, prima le porte di Durin diventano luogo attivo. Poi Ok. rimescoliamo tutte le carte tentacolo. Ci sono solo quei due. No, sì, erano No, qui. no, no, ci Ok. sono anche tipo le perfide, E quelle che il si Doomed 5 aggrippavano. era tentacolo, no? Mi sa di No, no. no, le Dune 5 fortunatamente non lo sono. Ok. Gran fortuna. Quindi. Rimescoliamo tutti questi. Per vincere dobbiamo avere almeno 3 punti vittoria, ma in realtà per la nuova Nightmare dobbiamo comunque avere sia le Doors of Durin che il Watcher nel. Ok, quindi prima dobbiamo esplorare le porte di Durin e poi menare il Watcher, Sì. Il giusto? problema adesso è che aprire le porte dure è completamente a fortuna. Sì, se non abbiamo modo di. Tipo, io non ho ancora Ma tanto l'ombra del passato. Ok. quindi niente. La rovina è dato che adesso cominciamo a beccarsi 3 danni a personaggio a testa sui denti, quindi va Ok. bene. Quindi fine della fase di quest, fase di viaggio non possiamo viaggiare da nessuna parte. Io mi vado a pescare un'altra canzone. Andiamo direttamente alla fase di combattimento, no? Ma non possiamo ingaggiarlo, No, infatti che ci fa tre perché. danni praticamente, tre Ah, danni a un sì, alla fine della personaggio. fase di combattimento. Ogni giocatore fa 3 danni a un personaggio che controlla e qui cominciano le mazzette. Eh sì. Vabbè, iniziamo a curarli. Sì, comincia da Walter. Ma è che capita alla fine della fase di combattimento. Quindi non è una festazione finché non siamo in refresh. Giusto, Sì. sì, giusto. Ok. Ah, quindi poi Purtroppo, mi si tappa. Ok. per questo turno, non puoi curare prima di che subiamo i danni. Cioè, Sì, non sì, puoi sì. curare tra che subiamo i danni e che si riprepara. Quindi, purtroppo è così. Corretto. Devi vedere dopo il prossimo turno se e quando lo vuoi fare. Ok. Va Permessi, può andare, bene. turno dopo. Ok, oppure altra alternativa, invece, prima di provare ad andare direttamente alla fine della fase di combattimento, farci le mazzate. Fin quando siamo ancora, diciamo, alla fine della fase di quest. Sì. Io, se volete, ci provo completamente a sentimento, Ho un Ah, le doppione. porte. Ah, sì, tanto Io ho ho un un doppione di Faramir. Io ho carta. un Faramir in mano. Allora, la F ce l'ho anch'io da usare, volendo. Ok. E quindi stavo pensando cosa fare, se provarsi oppure no. Sì, perché noi dobbiamo Perché. praticamente ogni giocatore può scartare un qualsiasi numero di carte dalla sua mano. Quindi scarta la top card del mazzo incontri. Se la prima lettera di questa carta scartata matcha con della prima lettera delle carte scartate dai giocatori, praticamente diciamo la parola melon. Questo è un po' il Esatto, concetto. cioè, è una roba un po' diciamo, di metagioco questa, però la trovo simpatica, nel senso hanno un po' osato, ma è carino. Sì, ci sta. L'unica cosa è che lo possiamo provare a fare solo una volta per round, però possiamo scartare quante carte ci pare, Sì. e se Ok. ci va bene, una di quelle. Io ho. Quindi il mio dubbio era se provare a fare, cioè completamente a buscio di culo. Ma se vuoi, Walter, Io. possiamo scartare il mio Faramir che è la F, e tu vai al turno dopo che magari hai più carte. No? Che stavo pensando, se lo provavo, scartavo tipo 3 carte, la F, la B e la G, e vedevo come andava.
Ok, come pensi, insomma? Stavo pensando, era solo per vedere se avete Rodo potrebbe aggiungere la sprecare la S. chance di questo turno o meno. Perché noi possiamo Tanto che scartare insieme, tra l'altro, cioè nel senso, come azione ogni giocatore, quindi noi mettiamo, giusto, correggimi, scarti tu ma possiamo scartare anche noi, quindi Rodo potrebbe cominciare a prendersi le canzoni solo per scartare la S. Anche. Però francamente io a questo punto proverei ad aspettare, vediamo se ci salta fuori l'ombra del passato. Ok. Perché se salta fuori quella ci risolviamo mille problemi. Ok. Oddio, dipende perché dobbiamo poi avere la carta con la lettera giusta, però. Va bene, io Va ci tengo bene, Gandalf che quindi. potrei arcastare per pescare dopo, così per Comunque allora va bene, aumentare le andiamo alla prima chance. fase di combattimento, sfidiamoci ceffone sui denti. E poi. Qualcuno da fare qualcosa in refresh o vado Vai, direttamente? vai, vai. Vai pure. Il tomo. Sono di nuovo io il primo giocatore. Io ho pescato il tomo di Atanatar. Dovremmo vedere quante lettere riusciamo a fare. Io ho B, F, A, U, G e D. Namar se anche salta fuori non ci aiuta, almeno finché non puliamo tutti i rovinati allestimento. E niente, io mi hard casto io un Gandalf e pesco tre carte. Così ti prendi anche i Ti danni. tieni tu qualcosa per la test will? Sì, cioè, la tengo io per un test will, sì. E Urkad. boom boom. Vabbè, diciamo che non avremo problemi. Acquistare. No. Tanto non possiamo mettere segnali di progresso sull'Adolf Durin, però vanno sulla quest. Ok, va bene. Ok, io stavo pensando se mandare Gandalf in impresa o no. Ma Mi sembra. siamo a Direi di zero, eh? no. Diresti di no? Due, tre. Allora Abbiamo io. doppio Faramir. Abbiamo ancora un sì. Spiegato perché metti caso che per qualche motivo proviamo a sentimento totale a fare l'indovinello e lo passiamo. Non mi dispiaceva avere Gandalf eventualmente per combattere il Watcher, però. Sì. Tra l'altro, se Lorenzo ti avanza la risorsa di Theodred, Sì, non mi pare di averla data. io potrei eventualmente avere anche un Bofur da mandare con più due. Ok, in estrema razza, va bene. Sì, ti confermo che non l'ho mandata. Ok, quindi prendila. Ah no, lui è l'unico che non può prendere, ok. Va bene. Io non andrei con Balin perché così magari posso abbassare la minaccia, che non si sa mai. Ci sta. E con Irluin perché è un P2 ranged, però se volete vado col Knight of the No, ci sta. Sword. No, ci sta. Tanto come diceva Rodo, la peggio abbiamo un doppio Faramir. Va Ok. bene, cominciamo a rivelare. Prima carta, ok. Seconda carta, il nostro amicone è tornato. E ultima carta. Choking Tentacle. Questo Gandalf se lo può prendere molto volentieri. Ah sì, assolutamente, sì. Allora, siamo sotto di 8. Allora, io intanto faccio sicuramente Faramir, così siamo sotto di 3. Allora io mi sparerei Bofur. Sì, così andiamo sotto solo di uno, è buono. Ok. Volendo, io in realtà ho anche il consiglio di Errond. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, Benissimo. 4, no, 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 aspetta, aspetta. Semmai invece Lorenzo fai Faramir su Rodo, perché con Bofur ha 6 Ah sì, personaggi giù. giusto, giusto, dopo. E così secondo me andiamo a pare. Ok, quindi così, così. Pareggiare vale come quest con successo, giusto? No,
Ah, quindi mi tengo anche Bob. Yeah. Sì. Yeah. Quindi metti pure i più uno ai tuoi personaggi, Rodo. Sì. No, in realtà stiamo vincendo, come mai? Vabbè, allora lo fa su quelli di Lore il Allora. Toglili che vediamo su me quanto. No, aspetta, c'è qualcosa che non va. Aspetta. Questi io ho tutti. Normalmente tutti più 2. Stiamo andando così normalmente. Ok, siamo sotto di 5. Se io li do ai questatori, sono 5, per cui arriviamo pari, giusto? Ok. Ok, quindi 0. Non capisco perché c'è un meno 1 più 3 più 3. Oh, sì, è giusto a questo punto. Ma guarda piuttosto se ti, perché potrebbe essere incastrato un po' Se torna al totale, due. 8, 11, 13, 15, 13 più 4, 17. No, giusto, a me torna giusto 17. 3, 6, 9, 10, 12, 14, anche lì, no, posto così. Beh, tu Vai di Rodi, hai detto che consiglio di vedi un Erron. error, un consiglio di error, andiamo a 0, pareggio, e abbassi Vediamo. pure la minaccia e ti tieni Beaufort, cazzo via. Esatto. Poi tanto immagino che Walter si prende il Choking Tentacle. Sì, stavamo pensando Anche perché al se... giro dopo togliamo un botto di minacce in area di allestimento grazie al braccatore. Quindi quello, il... È che io addirittura stavo pensando se prendermi sia il writing che il choking, poi adesso facciamo i Per conti. me il writing può rimanere lì perché dopo andiamo a togliere qualcosa come 15 di minacce in area di allestimento tra una roba e l'altra. Quindi Sono non d'accordo. ci dà grande fastidio. No, perché era la volta buona che Gandalf si beccava tutti i tentacle attachment sui denti, era tutto lì. Ah, ok. Piuttosto che magari dopo ci tocca farlo per forza su qualcun altro. Sì, è che ti devi beccare un attacco a 5 e uno a 4. Dici uno Beregond, uno No, Gandalf. no, no, esatto, Gandalf si becca l'attacco a 4 del Writing Tentacle e peggio che va si becca quello e buona. Beregond difende il Choking, che non devo necessariamente attaccarlo a Beregond, ma ho un personaggio controllato da me Ok. e se lo becca anche Gandalf, che Così era una Gandalf volta poi si buona becca i per... danni del Watcher, le due condizioni e poi lo scarti a fine turno. Poverino. Come Lo sfruttiamo fino all'ultimo. trollare il mazzo incontri. Esatto. Va bene, quindi Rodo ti sei giocato il consiglio di Erron? Ok, allora forse non hai alzato il willpower. Sì. Io non ho alzato il mio willpower, se No, volete. ok. No, no, ok. Perfetto. Ok, Ok. quindi risolviamo l'impresa mettendo la bellezza di zero segnalini di progresso. Io mi ingaggio opzionalmente il Writing Tentacle. Scartiamo la carta in cima al mazzo che era una R. E non ha un effetto ombra e non è un nemico tentacolo. Ah, è vero. Quindi non fa un attacco immediato. Ok. Va bene, Rip. Poi, come verifiche di ingaggio, mi prendo il Choking Tentacle. Io in una qualsiasi finestra uso Balin per abbassarmi la minaccia. Va bene, stavo pensando, allora c'era un luogo che dà più uno ai nemici di attacco quando ingaggiano, sì. E Sì, è vero. Giusto. questi simpaticoni hanno anche più due di difesa per i banchi del Moran, del Sirannon. C'era qualche altro effetto rognoso? No, non mi sembra. Nei luoghi? No. Ok. Quindi andiamo carte ombra. Direi che Gandalf difende quello da 6. Ok, dopo che ha fatto un attacco, scartiamo la carta in cima al mazzo incontri. Non ha un effetto ombra e non è un Un nemico tentacle. Gandalf è tentacolo. bravissimo ad evitarsene. Quindi niente. E invece Beregond si difende l'altro che non ha effetto ombra e Ok. niente. Va bene, ok. Iniziare a fare le cure. Oh Sì. no, ho dato una carta ombra. Guarda. Ok, curo uno da Glorfindel E e uno uno da da Bard. Bard. Sì. Va Poi bene. lo preparo e curo un altro, direi uno da Theodred e uno da Glorfindel. Ok. Sì, sta. Bard Va ce n'è bene. uno in più, eh.
Ah, ok, ne ho tolti due. No, per okay, vabbè, scusa. Io farei intanto un attacco. Irruin è Sì, pronto, è pronto, sì. sì. Allora, io ho 3, 1, 4, Irruin ha 2, Due. quindi facciamo 6, non riusciamo ad uccidere il Choking Tentacle purtroppo, e allora uccidiamo il Writhing Tentacle. Ok, e tra l'altro l'esploratore si prende un danno, giusto? Il Watcher, Sì, l'osservatore, abbiamo sì. ucciso Sì. un nemico Tentacle, quindi sì, lui si prende un danno, corretto. Ok. Va bene, non credo che abbiamo altro da fare in combattimento, aspetta che esaurisco chi ha attaccato. Va bene, quindi fine della fase di combattimento, 3 danni a un personaggio, Gandalf. Gandalf, tra l'altro, bravissimo ad evitarsi i tentacoli da bravo Esatto, stregone, forse con sempre un trick sotto mano, quindi è stato sperava di bravissimo. invece niente. Cerchiamo le carte ombra, qualcuno da fare qualcosa in refresh? No. Allora andiamo direttamente al turno nuovo, io poi alla fine del turno mi buttavo via Gandalf. Ok, tomba nanica per riciclare il testo Will che non ci fa più. A me non si sono stappati, non so Neanche a me. se Aspetta un forse hai attimo. fatto. Ah, secondo me si è impallato. Allora qua, partiamo le cose. No, Oh, il buon Enamart. sì, ok, peccato che al momento ancora non ci aiuta, Lo so, però presto. però per dopo, Ma buono. io se Ok. volete posso provare con Gandalf a pescare tre e vedere cosa ci viene fuori. Sì, quello puoi farlo, però appunto ci conviene comunque aspettare No, poi perché. a fare le Dorso Durin quando abbiamo sicurezza di farlo. E no, infatti, perché magari andavo a pescare l'ombra del passato. Ah, l'ombra del passato. Ah, sì, assolutamente. Ma con Gandalf? Sì. Pescando tre con Gandalf. Cioè, Sta. Ah, perché così. io Sì, con ricci. le ombre del passato rimettiamo in cima, siamo sicuri. Ci sta. Poi, per carità, magari non lo pesco, però ne ho 3 su 36 carte, potrei cominciare. No, ci sta assolutamente, comincia a E farei cercare. lo sneak attack con il tomo di Atanatar. Come vuoi te, quindi lo fai magari addirittura ancora in fase di risorse. No, pensavo di farlo in Ok. fase di impresa, così mandiamo anche Gandalf in impresa, magari non serve, però. No, sai perché? Ah no, aspetta, però l'effetto del cantastoria, no, che è un'azione comunque. No, perché casualmente c'era la S come lettera in cima alla pila degli scarti, quindi una song era perfetta. Però avevo il flash Ok. che la song fosse solo da pianificazione, ma no. Il cantastorie è un'azione qualsiasi, quindi Ok. niente, a posto. A Quindi lo faccio posto. in fase di impresa, diciamo. Sì, ci sta, o addirittura, oddio sì, in impresa, perché così se... Sì, in impresa. Sì. Ok. Quindi andiamo in Allora, impresa. io ho giocato le mie cose. Ok, quindi questo faccio move to Owner's Deck. In realtà, appunto, li Questo. manda prima. Ok, tu Gandalf lo usi all'inizio. Facciamo che Gandalf lo usi prima che mandiamo gente in impresa, in Ok, va generale. bene, sì, così facciamo Proprio così. Ok. all'inizio, così vediamo subito se ce l'hai e come ci organizziamo nel caso. Quindi pesco 3, 1, 2 e 3. No. Ok, niente. Ok. Ok. Allora, andiamo a vedere un po' di gente in impresa. No, Marta, lo manderei in impresa a questo punto. Sì. Ah, No, ora. ti tieni, no, ti, no, tieni. Ah no, sì, tu dici per il fatto che tanto Sì. rimesco di ogni volta. Io lo terrei, vedi mai che ti serva quell'uno d'attacco per un qualsiasi motivo. Ci sta, va bene, anche perché siamo sopra di parecchio. Tra l'altro, prima Sì, dovevamo sì, sì. fare i danni alla fine del round, giusto che faccio a Io li ho Balin. fatti. Ok, io no. Io li ho fatti al povero Ok. Gandalf. Ok, Povero ok. Va Cicino. bene, siamo sopra di 14, quindi direi.
La risorsa di Theodred a chi l'hai data? Ma L'ho per ora ricercata. nessuno, per ora nessuno. La darei a Glorfindel. Vai, Glorfi. Perché la Song of Wisdom, magari per le cure ci comincia a venire poco. Esatto, Sì, ottima, ottima sì. idea. Va bene, e comincio a... Vai. A rivelare. Allora, ecco qua. Ok. Nemico Tentacle. Ah, chi è il primo giocatore? Rodo. Rodo. Io ho la testa Will. Ma ce l'ho anch'io, c'ho pure la tomba nanica. Ma ascoltami, ma se tu la aggreghi e poi tappiamo Glorfindel, cioè nel senso, non è un problema, okay. la dai a Frodo e poi tappi Glorfindel, no? Va bene. Tanto, come dire, per ora c'è un unico tentacolo, metti che sono anche due, li gestiamo, no? Sì, sì. Ok. Ci sta. Va bene. Ma ci sono effetti che tappano gli eroi? Non a memoria, però... Boh. Vabbè. Amen. Ok. Eccolo lì. Ok. Sì. Va bene, siamo sopra di 10, almeno abbiamo messo i segnalini che ci servono sulla quest principale. Esatto. Ok, va bene, come... Riprende in mano come Gandalf. Ce li gestiamo sti nemici qui? Io eviterei quello che tappa. No, niente. Sto guardandoli. Ma io se volete ne prendo uno. Poi con chi lo paro? Con Faramir che ha 3 di difesa e 3 di vita. Prendo magari quello che, uno dei due che attacca a 3. Lo paro con Faramir. E poi lo faccio Sì, fuori. no. Ho che soltanto ai loro effetti, nel senso quando vengono attaccati c'è un po' di rogne. Dunque, uno dice, quando viene attaccato, gli si dà questo attacco a un attack in character che gli considera ok, l'attacco e la difesa ridotto a zero. Il Thrashing Tentacle dice fai danni Ah, ok, quindi il Fai Thrashing danni Tentacle è un dell'attacco po' a un fastidioso. altro. Sì, il Thrashing Tentacle è un po' fastidioso. Giusto? Esatto. Sì, Ok. più che altro appunto avessimo Enamar per guardare la prima carta, dice lo faccio o non lo faccio. E invece col fatto che qua ancora ci becchiamo i danni diretti a botta, diventa un po' una Beh, rogna. allora Rodo può sempre prendersi la minaccia, eh? Cioè, nel senso, un tentacolo se lo può prendere e non lo fa fuori. Quello, diciamo, il Thrashing Tentacle che mi dà, secondo me, un No, po'. quello sì, quello sì. Va bene, allora... Ah, occhio che mi sa che... Ah no, quella location che dava più d'attacco l'abbiamo tolta col braccatore, quindi va bene. Va bene. Io tra Sì, l'altro possiamo farci curerei, se uno così, uno così. possibile, Theodred e Bard un paio di volte, perché così sono quelli che si possono prendere i 3 danni del Watcher alla fine. Non so che pensi, Rodo. Sì. Allora, abbiamo una volta, la facciamo adesso, via. Tolgo uno da Bard e uno da Theodred. Ok. E poi lo stappo pagando con le risorse. Lo ritappo, togliamo Bard di nuovo e Theodred. Diamo le carte ombra. Ok. Tacco 4, quello facciamo fuori, ok. Allora, quindi... Comincia, direi che Rodo. comincia Rodo. Sì, le difese me lo devo difendere io, Sì, ma giusto? tu Eh, puoi io anche mi, io mi devo prenderti difendere la con la... minaccia, no? Io mi devo difendere con la... No, può difendere con Aragorn volendo. Sì, bisogna capire se Se vuoi farlo fuori. tanto l'idea è che non lo uccidiamo. Considerate che io ho messo giù apposta la Mighty Prowess. Ok. Ah, per fare i Perché danni faccio i senza danni attaccare. che quindi non li uccidiamo senza triggerare i forced. Ok, dai, allora difendo con Aragorn. Buono. Un danno. Ok, io difendo con Faramir. Buono. Difendo con Beregond. Buono. Finiamo di risolvere l'attacco col Choking Tentacle. La carta è un nemico tentacolo. Quindi si aggrega a un personaggio che controllo, e una volta che si riprepara si chiappa un danno, e mi sa che è il povero Beregond. Non Eleanor. Ah no, perché dice Beregon ha un sacco di vita.
6 punti ferite. Okay. Poi io tappo Glorfindel per scartare quella roba strana. Ok. E io. Allora, io ti faccio una propostina buffa a Lorenzo. Tu dichiari un attacco con Balin contro il Grasping Tentacle e arrivo con Bard. Ok. Peggiore dei casi, Balin si becca il Grasping Tentacle. Vabbè, Va bene. il Va sottacco va a bene. zero. Sì, ci penso. L'alternativa è mandare uno dei Knight of the Swan. Ma no, ma ci sta Balin, dai, va bene, mi piace. Okay. Va bene, gli mando la difesa Ma non è a meglio meno. abbassarti la minaccia con Balin? Però il concetto è che Balin è quello su cui mi pesa meno, tra virgolette, il tentacolo. Diciamo che il Knight, peggiore dei calci, perdi 2 d'attacco, che non è sta Ma roba infatti. faconica. Sì, è vero, ma magari a un certo punto per far fuori il Watcher serviranno, che c'è un 28 comunque. Cioè, magari sarò io a poi ad attaccarlo, no? Sì, quello è Immagino. possibile. Quindi, Quello è possibile. comunque magari un più 2. Cioè, secondo me ha senso darla a Balin. In tutto questo, il cantastore per preparare l'alleato l'abbiamo già usato? No. Ho usato le risorse Invece, per stappare il Warden. stavo pensando quasi quasi. No, perché altri alleati da mandare là non ci sono. No, manda Balin, 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 sì, no, va ma mi piace, va bene. bene. Allora, gli do meno 2 di difesa con l'effetto di Bard, quindi comunque sarebbe già abbastanza per ucciderlo. Vediamo Ok. un po', c'è un effetto ombra, quindi trip. Quindi, ok, ma comunque è distrutto, si prende i danni il No, Watcher. no, 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 perché si triggera quando lo attacchiamo. Ok. Quindi prima che effettivamente venga distrutto. Ok, quindi me lo attacco così e facciamo così e sostanzialmente faccio meno 1 e meno 2 per ricordarmelo. Ok. Un Turo attimo, dovevi Balin due per i punti, per secondi. Scusate, due la minaccia. secondi che metto un attimo muto, eh. Mi sentite? Ok. E dove eravamo rimasti? Niente, avevamo fatto l'attacco, era andato male, niente. Scartiamo le carte ombra alla fine della fase di Tu facevi magari un combattimento. danno al Thrash Ah Tentacle? no, No, per quel sì. motivo là, No, che non è no, distrutto, perché giusto? non è stato distrutto. Corretto. Io E quindi. stapperei il Warden of Healing. Ah, allora ok, prima di andare alla Sì, fine della prima fase del. di combattimento. Curo 1 a 1. Ok, quindi via così. Fine 3 danni a un personaggio che controlliamo. Intanto non avevo neanche il P2 di difesa perché quello che se n'era andato, me l'ho dimenticato. E quindi niente, avete qualcosa da fare in refresh? Andiamo direttamente. Vai. Vai pure. Oh, Ok, non male. un altro sneak attack. Dai, la volta che dobbiamo attaccare come si dice, il Watcher oppure la Black Arrow. Quindi siamo pronti a fare i macelli. Se volete, io con la stessa logica di prima faccio sneak attack Gandalf in fase di impresa Sì. è quello che abbiamo detto. Questo non lo triggero perché non mi va di rischiarmi di scartare la Shadow of the Past. Ok. Bene, quando volete andiamo in impresa. Ok, io faccio di nuovo sneak attack. Pesco 3, 1, 2 e 3. No. Bene. Ora faremo magari la vecchia con Enamart al Sì, prossimo turno. è probabile. Va bene, mandiamo gente in impresa. Anche senza esagerare, perché tanto siamo Sì, tanto veramente. non serve granché.
siamo sopra di 19 così, quindi secondo me ma magari tu Lorenzo ti tieni dietro un po' di gente, tipo vedi mai se, che devi, se abbiamo fortuna devi, dici che devi picchiare qualcuno più che altro. Sì, sì, beh, di roba ne ho, però ti puoi tenere dietro i due Swordman e l'Hunter, secondo me tanto. Sì, così. Ok, dai, siamo sopra di 15, va bene. Ah, tieni anche l'Hunter of Lamedon, secondo me, vedi mai. Che c'ha un arco e quindi sembra un ranged. Un ranged, e invece ma non no. Lo è. Vai, la risorsa me la sono presa io. Sì, per forza, non sei l'unico, sei il primo giocatore. Speriamo di non vedere un altro Idus Death. Ok. Ok, la prendo vuoi, io. La sì. Vuoi lasciare passare? Sì, sì, lascio passare, poi tapperò Balin o Irluin. Come vuoi. Un Grasping okay. Tentacle e... Ah. Ok. Vabbè, il danno al watch non è un grosso problema. Il problema è che rimescoliamo un po' di nemici. Però rimettere una S nel mazzo non è brutto. Una S, una W, una C. No, mettiamo... Oh, potremmo rimescolare tre Writing Tentacle per avere un'alta chance di una W se qualcuno ha una W. In mano. Una W no. Dovevo tenermi il Warden of Healing, ma mi sembra. Vabbè, facciamo allora un mix giusto per aumentare le chance di vedere lettere diverse. Ok, ok. E poi ancora uno. Curiamo il danno al Watcher e poi un altro Choking Tentacle. Siamo sopra di 8 e quindi è posto così. Ok. Finale di fase di questo riprende in mano Gandalf. E adesso vediamo chi si gestisce i nemici. Ma in realtà il Choking Tentacle lo posso fintare. Curiamo un po' sì, qualcosa. Che io ho due pezzi a 3 su 4. Vai, allora curiamo qua e curiamo magari. Ah, perché c'è il doppio adesso qui. Warden. Sì. Okay. E uno qui e un altro posso stappare, però ci penserei dopo, onestamente. Sì. Ok. Allora, io farei magari così e così. Però mi servono le difese, chiaramente. No, adesso c'ho pure il coraggio, aspettato, allora. Il Choking Tentacle lo fintavo, così evitiamo il suo effetto e poche balle. Ok, ci piace. Allora, intanto diamo le carte 1 per cominciare. Lorenzo è il primo giocatore, finta. Good. Buona. Allora, Beragon difende il Thrashing Tentacle, niente. Ok. E te lo vuoi difendere con Aragorn il grasping e lo userei per attaccare. Occhio al loro effetto, però sì, ok. Posso usare Enamart. Certo, quindi tu dici attacca il grasping. Sì. Vabbè, però attento che Enamart c'è anche Glorfindel. Sì, tieni presente che con l'Aedeus Dept Enamart in realtà non... No, è che il prossimo c'è senso. Se vuoi attaccare il Grasping Tentacle, ci mandi Glorfindel ed Enamart e via. Sì, e quella era l'idea. Ah, ok, scusami, pensavo fare Scry. E quindi sì, puoi difendere con Aragorn il Grasping. Corretto, sì. Sì, sì. Peccato che lo posso ripreparare, Beragon, ma mi faccio un danno per l'aggregato che ho. Sta, quindi ci sta. Ok, quindi effettivamente... Va bene, adesso non so se Rodo vuoi stapparti il Warden... Sì, sicuramente sì, canta storie, stappo. Curerei uno da Eodred e uno da Beregond. Sì. Ok. Però anch'io non so dove metterli. Tu Aragorn. Forse lo curo io Aragorn al posto di Beregond. Va bene. Ok, cosa volevo dire? Allora, io mando Bard ad attaccare il Choking Tentacle con i milioni di personaggi sì. di Lorenzo.
che facciamo effettivamente fuori, e quindi prende un danno anche il Watcher. Esatto, e quindi tu, Rod, dicevi che vuoi attaccare il Grasping Tentacle, quindi il danno della Mighty Prowess lo faccio al Thrashing Tentacle. Okay. Perfetto. E posso finalmente usare Batti Nemici. Allora, ottimo. Ok, niente. Oh, sì, ho trovato la chiave di Thor, così se c'è un Idus Death dopo la blocco, sì, che bello. Ottimo. Ah, sei riuscito a... Sì. Ok, quindi un altro danno al Watcher. Ok, tu salvati Theodred, Lorenzo. Sì, quindi io prima tappo Irluin, stacco questo, poi prenderò proprio tre danni su Theodred e con Balin mi abbasserò la minaccia, ok? Chiaro, sì. Va bene, e niente. Vai, pianificazione. Sì. Anche perché adesso in realtà... vediamo un po'. Cosa peschiamo? Ancora mi sa che... No, sì, sì, non l'ho fatto. Ok, Lampalas. Ok. Se volete di nuovo posso arcastare Gandalf per pescare l'ombra del passato e toglierci il dubbio definitivo prima di usare Enamart. Vabbè, ma allora Enamart. Esatto, ma andiamo all'Orten. Cioè, lo farei comunque perché Enamart potrebbe rivelare una carta che non abbiamo corrispondenza di lettere. Allora, qualcuno ha una T in mano? Perché tipo lì c'è una T in cima alla pila degli scarti, io no. No, 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 quindi punto non io si pone. Io una cosa che potrei fare... In realtà io se faccio Gandalf, mi abbasso la minaccia, posso anche giocare l'Out of the Wild per togliere una lettera. Ma non è così, allora... Out of the Wild aveva senso da me per togliere le perfide quelle con 5, 5, cioè con Doom 5, però... Ok. Va bene. No, ci proviamo con Enamart e poi speriamo in bene. Vabbè, comunque lo faccio lo stesso, tanto non ho niente... Ma è molto lunga la quest, dopo... No, no, appena uccidiamo il Watcher abbiamo vinto. Infatti, oh. Secondo me... Allora io proverei a farlo. Appena facciamo le porte, quindi possiamo ingaggiare il Watcher, che lo uccidiamo, vinciamo. Esatto, cioè secondo me... Dunque, vediamo i danni che ho io, perché sarà verosimile che lo ingaggerò io. Sì. Io ho 3, 6, 8, 10, 13, 16... 19, 25, 27, 28, 31. Io ti posso mandare 10. Ma io comunque userei Gandalf, se siete d'accordo. Cioè, nel senso, arcasterei Gandalf in ogni caso. Allora magari lo faccio io durante la fase di risorsa. Lo sneak attack Gandalf, dice? Sì, tanto per abbassare la minaccia. Vai, fallo. Vabbè. Tu, così ti abbassi la minaccia. Sneak attack... Gandalf. Torna in mano. E io a questo punto lo faccio in fase di pianificazione. E tu in fase di pianificazione lo arcasti. E cosa faccio? Poi pesco o abbasso la minaccia anch'io? Cosa dite? Pesca. Perché magari abbassi la minaccia, ma se peschi la carta che tipo ha la lettera che ci serve, che ci manca in mano al momento, è più importante quello. Io ho la Shadow of the Past in questo momento. Buono, però tanto non abbiamo la T, quindi. Però non abbiamo la T, esatto. Però vediamo, magari ci può finire una perfidia nella pila degli scarti. Esatto, sì, esatto. Quindi vediamo. Io vado Out of the Wild. Sicuro? Tanto se no non la uso. Non... Ok, vabbè. Io posso dare una risorsa di... No, metti che va bene, no, ci sta, metti che togli un Doom 5, sì. Ci sta. Ci sono un sacco di tentacoli, ma tutti piuttosto scarsi, toglierei questa. Per curiosità, fai vedere quali ci sono? Sì. Mm-hmm. Perché è un po'... Ma non riordini, giusto? Shuffoli? Non mi ricordo qual è l'out of the world. Ok. Sì, sì. Poi la sciaffoliamo, quindi. No, stavo... Abbiamo qualche S, visto che ce ne sono un paio di striking.
Sì. C'ho sia Shadow of the Past che Strength of Arms. Ecco, per esempio, appunto, quel pull under sarebbe una bella rogna se salta fuori, quindi speriamo di no. Quindi Lo sì, posso se togliere. non ho appunto dicendo, Toglielo, sì, picca toglielo. quello nella... Spiegato perché mi ammazza Beregond e non è bello. E Dai, poverino, non è stato specifico. del tutto inutile. No, ci sta, ci sta. Poi l'avrei cancellato, però... Va bene. Quindi direi, mandiamo gente in impresa, dopo che abbiamo pulito, ma prima di dare le carte, e inamartiamo e vediamo cosa ci aspetta. Dopo che abbiamo pulito e prima di rivelare carte, sì, ok. Così dici. Lorenzo, non ti vuoi tenere tutti dietro? Ho lo Strength of Arms. Ok. Comunque sì, adesso vediamo cosa viene fuori qui e poi decidiamo che se mi tengo dietro. No, no, no. Ah, Io vado via, Namar. Sì. peccato che metti che ti usciva quella che ti faceva scartare tutte le risorse, non la riusciamo a cancellare. Una B. B. Ce l'ho io, ne ho tre di Ok, ottimo. B. E scarto Behind Strong Walls perché tanto non ho le risorse. Quindi azione, scartiamo carte, scartiamo la carta, scena mazzi incontri, corrispondono. E quindi aggiungiamo le porte di Durin. Ok, Ok. e le Bastos Perché erano. diciamo Mellon. No, diciamo behind. Diciamo behind Strong Walls. Tipo dietro di te cosa? C'è il vostro tentacoluto. Ah, fuck. Ok, Va vai. bene. Riveliamo tre Staging. carte. Speriamo in bene. Ah! Ok. E si chiappa giusto per Giusto a ridere, chiave di sfregio, trono. sì, giusto a sfregio. Striking Ok. Tentacle, va bene, e Writing Tentacle, ok. Ok. Mettiamo pure due segnali di progresso così, proprio per Perfetto. sfregio. Quindi, viaggiamo alle Idle Steps. Vogliamo fare qualche cura prima di andare in combat? Ma dobbiamo viaggiare per forza. No, vabbè, giusto Ma no, per. ma era per il rules. Ah, perché tanto non ha l'effetto giusto. Sì, esatto. Allora, se, diciamo che... Ah, io gli do l'envoy in pasto al Watcher e via. Sì, tanto comunque puoi cancellare l'effetto ombra nel caso, se ci sta. Il writing tentacle lo lasciamo su, lo Sì. striking tentacle verrà giù. Quindi facciamo Però così, io prendo questo. dicevo, prima ci vogliamo fare qualche cura perché tipo io non vorrei dover mandare. Sì, vai, curiamo un po'. Sicuramente Beregond, tanto sono tutti punti, no, Rodo? Esatto, Beregond Grazie. e Theodred, Vai. chiuso. Dopodiché di nuovo Theodred e di nuovo Beregond. Ok. Poi lo stappo col cantastorie e facciamo Beregond e Glorfindel. No, facciamo di nuovo Theodred, via. Ok. Va bene, e Striking Tentacle. Puoi prenderlo tu, Walter, tanto li lasciamo ingaggiati e facciamo i danni che servono. Sì, che stavo pensando come difenderli e chi, però. 3, 6, 9, 11, 13, 19, 22, più 6, 28, più 2, 30 più Gandalf 34. Sì, io ne faccio 34, per cui quindi parti tu Walter a parare, giusto? Ah, in realtà forse ridò un danno a qualcuno e ne tolgo uno ad Aragorn, così sto più sicuro per la difesa. Sì. Come vuoi. Sì, preferirei. Magari lo do a Beregond. O a Ah, Teodred, Teodred, sì, Teodred, Teodred. Teodred. Ok, niente effetto ombra, niente danni. Allora, se vuoi... Posso ripreparare Beregond e difenderti io il Thrashing Tentacle, mi piglio un danno e siamo equivalenti. Però Sì, è se... uguale. Io mi abbasso la minaccia con Balin, ok. Il The Watcher lo prendiamo con l'Envoy. Vai. Niente, Ok, l'Envoy è meno male. blastato, ok.
A questo punto io farei un Strength of Arms solo per liberare due Warden. Sì, ci sta. Ottima cosa. Così curiamo. E poi con tutti quelli che rimangono e anche Bard. Sì, che così usa la freccia nera che ci esatto, mette... Esatto, esatto. No, un punto vittoria. Un punto vittoria, oh cazzo. Ma andiamo nella fase di refresh oppure quando arriva a 20? No, appena uccidiamo abbiamo vinto. So cosa volevi fare, ma no. No. Sì, col seno di poi tu dici potevamo... Ma no, potevamo dare... Aragorn, tenercelo un turno in più. Però tanto alla fine ci fa tre danni a fine di ogni round, per cui sono comunque... No. Se è ingaggiato non li fa. Ah, se è ingaggiato non li fa, però dai, secondo me riteniamoci soddisfatti, dai. Alla fine della fiera ti abbatteresti di quanto la minaccia tu, Frodo? No, in realtà tu, cioè lo passerei a te. Avevi, come si dice, il... Sì, Desperate Alliance. Desperate Alliance, vabbè. Beh, considera che io ci guadagno 6 e di dobbiamo meno, fare un turno che sono 10. E sono 10, quindi non no, è esatto. Comunque vengo anch'io con Bard, quindi facciamo un altro 10 d'attacco, e Rodo fa un altro po' di cure sparpagliate, tanto indifferente dove. Quelle volte che vorresti avere Aaron che fa una comprassata veloce sul campo sì, di battaglia, giusto per boostare i Warden. Sì, sì. Bene, direi tutt'altra partita rispetto a quella precedente. Sì, decisamente. Ogni giocatore guadagna... Quindi con quanto lo attacchiamo sto simpatichino? Io arrivavo a 32, 34 con Gandalf. Io ti do Aragorn con Desperate Alliance. Ok, più abbiamo Bard, quindi insomma direi che ci arriviamo, dai. Ho anche usato Balin per abbassarmi la minaccia, quindi... Sta rifacendo i conti. E mi sembra più tipo su... con Gandalf sul 28, però perché se ne frega tanto, cioè nel senso. Quindi dice... Ah, forse no, hai già contato i 10 miei, tipo? Sì, può essere, mi sembra mi sembrava che c'eravamo, ecco, senza grandi... No, sì, siamo sui, come dire, sui quasi 40, insomma. Bene, partita che si è rivelata ben più semplice della precedente, non possiamo che esserne contenti. Finalmente, dopo un buon periodo al di fuori delle miniere, rientriamo a Moria. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo, se vi piace il canale iscrivetevi, che è un modo semplice ma davvero utile per farlo crescere. Soprattutto visitate il server Discord di Dovera Gondor, entrate perché come vedete troverete tanti appassionati per giocare insieme. Grazie, ciao, alla prossima.